Ma sicuramente una solita presentazione interessante e importante, della quale emergono alcuni spunti base che ho voluto anche condensare nel mio intervento. Il primo è che oggettivamente la Federazione degli Ordini ha centrato l'obiettivo del 2005 di ridare un futuro a una professione. Il fatto che oggi discutiamo e siamo così in tanti in questa giornata, presenti oggi, di questo nuovo modello di farmacia vuol dire che quello che abbiamo pensato nel 2005 era davvero la cosa giusta, e anche le aziende, nel darci suggerimenti su come ragionare per il futuro, prendono e partono assodato che il modello è quello che funziona come cambiamento. Quindi primo punto. Secondo, necessità di evolvere sotto il profilo della università. L'abbiamo fatto cambiando il nostro percorso di laurea e l'abbiamo fatto mettendo i piedi ancora più nell'ambito della sanità e un po' meno nell'ambito della chimica. Ci vorranno anni per arrivare al primo laureato col nuovo corso, 5 per l'esattezza, ma l'importante è che abbiamo già cominciato un percorso anche qua di cambiamento. L'attenzione sul farmacoetico penso che potrà trovare uno spunto importante su quella soluzione che abbiamo proposto in sinergia con la FIMG per far sì che il farmacista diventi dispensatore per i cronici per tutto l'anno del farmaco, con una ricetta, tra virgolette, chiamiamola aperta, nel quale il farmacista con l'aderenza alla terapia dispenserà mano a mano il farmaco prescritto dal medico di medicina generale. Ultimo punto importantissimo è ragionare del team. È evidente che in un momento in cui abbiamo una crisi vocazionale anche così importante, lavorare insieme in tutti i componenti del grande team delle farmacie italiane sarà la maniera anche per fare squadra e per vincere la sfida che abbiamo lanciato con questo cambiamento di pelle del farmacista, che i farmacisti oggi con questa frequenza così straordinaria, queste giornate, dimostrano di aver capito, ma che è una sfida ancora da vincere.